Manca solo l'ufficialità, ma è quasi certo che a Pescara, almeno per il periodo natalizio e nelle zone più affollate della movida, ci sarà l'obbligo di indossare le mascherine anche all'aperto per evitare i contagi da Covid. Il sindaco Masci spiega che si è già consultato con virologi e infettivologi e che la loro linea è per indossare la mascherina all'aperto, in particolare nei luoghi in cui sono inevitabili gli assembramenti. Masci non si sbilancia, ma l'ordinanza potrebbe arrivare a breve. Il sindaco precisa che ci saranno altri incontri. Certo che prenderò in considerazione tutti gli elementi che mi saranno forniti. Comunque non deciderò sulla base di sensazioni personali. Ho sempre deciso, sentendo i tecnici, gli esperti, i medici, i sanitari, qualunque decisione io abbia preso, perché è troppo importante il tema per poter decidere personalmente. Quindi io ho già sentito il dottor Parruti, chiederò al prefetto di convocare un tavolo come quelli che abbiamo sempre fatto prima di ogni decisione e di ogni ordinanza. Certo, oggi mi sembra che l'orientamento sia quello di evitare che ci possa essere una propagazione del virus attraverso contatti anche all'esterno in zone più affollate, proprio per garantire un Natale tranquillo, nel senso di dare la possibilità a tutti di potersi incontrare con le massime precauzioni. Questa è l'idea del dottor Parruti, del dottor Fazi, ma è un'idea generalizzata. Su questo ragioneremo in maniera più approfondita. Questo varrà soltanto per le zone di maggiori assembramenti come della Movida del centro o per tutta la città? Io non voglio anticipare nulla proprio perché voglio confrontarmi con chi conosce bene le dinamiche sanitarie del virus. Certo è che la situazione più delicata è proprio quella relativa ai punti di maggiore aggregazione, quindi realisticamente si potrebbe prevedere l'uso delle mascherine nelle zone centrali dove la gente si reca in maniera più massiccia e più frequente. Tutto questo nel periodo natalizio salvo proroghe. Sì, ovviamente per quello che in questo momento sembra orientamento più concreto è il periodo natalizio quello che interessa. Ma io aspetto di emettere l'ordinanza, soprattutto aspetto di sentire in una riunione specifica e con documenti alla mano che dovranno corroborare e rafforzare l'ordinanza prima di poter esprimere il giudizio definitivo. Quando potrebbe essere messa l'ordinanza? Subito dopo questi incontri che io farò, li farò in tempi brevissimi perché oramai ci avviciniamo velocemente al Natale, quindi prima sicuramente che cominci il periodo natalizio più vivo.